Penso che incontrare chi poi lavora nel cinema, per chi studia queste tecniche, possa essere interessante, perché quando io studiavo cinema le lezioni più interessanti le vivevo proprio a contatto con i registi, gli attori che facevano realmente questo mestiere. La possibilità poi oggi che c'è di registrare tutto questo e veicolarlo in rete molto semplicemente, in maniera immediata, questo rende non solo a tutti più facile attingere a determinate informazioni, ma le rende, come dire, ripetibili, e questo credo che sia un'opportunità importante. Saluti a Medioera. Medioera anche quest'anno si conferma essere uno degli appuntamenti e degli eventi più interessanti della scena digital italiana. Io sono felice e onorata di aver dato il mio contributo. Oggi ho parlato di pubblicità video online, ho ricordato quello che Marshall McLuhan mi ricorda ogni giorno, cioè che la pubblicità è la più grande forma d'arte del XX secolo. Qui abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di storytelling e appunto per parlare di pubblicità video online e fare comunicazione tenendo in considerazione questi aspetti dobbiamo anche capire come farlo in maniera consapevole rispettando soprattutto quella che è l'esperienza di navigazione degli utenti. Connessi, interattivi, digitali. Qualcosa è cambiato? Sì, siamo cambiati noi, siamo un'umanità aumentata e questo fa di noi delle persone diverse con delle grandi possibilità, delle grandi opportunità e anche che corrono dei grossi rischi. Usando le nuove tecnologie possiamo diventare dei produttori di video, possiamo comunicare in maniera diversa, arrivare più lontano con il nostro racconto, possiamo esprimere il nostro talento in tanti modi e farlo conoscere agli altri. D'altro canto possiamo anche esporre con una forza mai vista prima i nostri difetti, possiamo rivelarci per quello che siamo veramente e può non sempre essere una cosa buona. Quindi un uso dei social, un uso degli strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, che sia fatto in maniera consapevole, è fondamentale perché noi si tragga da tutta questa rivoluzione nella quale siamo proprio nel mezzo qualcosa di buono. Chiedo ancora una politica fatta, soprattutto correndo da una parte all'altra, lo paghi, certo fisicamente lo paghi, perché io non raggiungerò mai con i comizi 4 milioni e mezzo di persone, cioè sì, lo posso fare dopo anni e anni. Alle scorse elezioni europee ho fatto il calcolo, ho fatto 26.000 km in 21 giorni per arrivare in tutta Italia. Secondo me quello alla fine rimane sempre molto di più di mille cose che belle che puoi fare su internet, che lì stanno e lì vanno via. Esattamente come la televisione, le persone ti guardano, magari rimangono colpite, in quel momento dicono ha ragione, ma non per questo sceglieranno di darti una mano. È compito dei politici per bene raccontarvelo con sincerità senza enfatizzare troppo le proprie posizioni,
però deve essere compito anche di una cittadinanza un po' matura quello di saperlo valutare, che sta diventando, e finisco con questa battuta, uno scontro tra gossip diversi. Salutiamo Medioera. Un saluto a Medioera e arrivederci all'anno prossimo, magari in anticipo. Grazie, grazie a voi.